In prima fila glielo farò vedere attraverso una piccola dimostrazione artistica, se mi può aiutare. Mi può aiutare a indossarlo? Certo. Sembra una pop star. Pop. Pop. Ha mai sentito parlare della pop art? Abbiamo visto il suo intervento che, insomma, più che un intervento era una performance. Sì. Cosa volevamo dimostrare? No, in realtà sì, è stata una breve performance teatrale che nasce da un lavoro che stiamo facendo con Maurizio Vanni da un po' di tempo, quello di avvicinare l'arte e anche lo studio delle figure di artisti celebri, da Salvador Dalì a Andy Warhol, eccetera, eccetera, attraverso eventi collaterali che all'interno delle mostre realizzate svelano con piccole interpretazioni teatrali e qualcosa di più sull'autore. Chiaramente l'obiettivo è quello di arrivare ad emozionare il pubblico, ad arrivare a spiegare l'arte attraverso una emozione e non soltanto attraverso la storia dell'artista o l'approccio critico artistico. Si è trattato di un intervento che inizialmente sembrava improvvisato, quindi è stato molto coinvolgente. In realtà era preparato e preparato molto bene. Che cosa significa preparare cose di questo genere e qual è la reazione del pubblico di solito? A che punto si accorge che c'è qualcosa che non va? No, diciamo che questo è il lavoro dell'attore fondamentalmente, quello di saper ascoltare e saper cogliere le sensazioni che avvengono in platea, insomma, attraverso il pubblico. In questo caso il gioco, che era assolutamente improvvisato anche del coinvolgimento della persona che abbiamo chiamato a intervenire, ma è stato di grosso aiuto, perché in una improvvisazione di questo tipo, dove non c'è un copione preciso, il divertimento sta proprio nel sfruttare il piccolo incidente di percorso, la piccola occasione, per poi raccontare la tua storia. In questo caso mi sembrava che tutto il pubblico comunque fosse attento, sorpreso inizialmente, ma attento alla fine. Il trucco è semplicemente quello di ascoltarsi.